Conosci la demenza, conosci l'Alzheimer? È il titolo del convegno che si terrà domani nell'aula consiliare del comune di San Valentino Torio, un incontro di informazione con l'ASL del distretto numero 60, con l'obiettivo anche di creare una rete di prevenzione, screening e supporto, sia per i pazienti che per i familiari. Diversi gli interventi programmati di illustri relatori che presenteranno diverse sfaccettature della diagnosi e della terapia per andare poi dalla valutazione multidimensionale alla gestione della cartella clinica del paziente fino al supporto del caregiver. Purtroppo parliamo di un fenomeno che anno dopo anno è sempre in continua crescita. L'evento di domani sarà un evento per dare informazioni e per cercare di creare rete in merito a questo argomento, perché purtroppo anno dopo anno ci sono dei dati sempre più spaventosi. In Italia parliamo circa di 1.100.000 persone che sono affette da questo disturbo, che appunto è un disturbo degenerativo, e la maggior parte di questo disturbo è dato dal morbo di Alzheimer. Ovvero la morte delle cellule nervose che ti portano al non ricordare, quindi al cambio di personalità, alla distruzione della vita che si è stata fino in quel momento e anche al cambio appunto della propria personalità, non solo per chi è affetto da questo disturbo, ma anche per tutte le persone che circondano l'ammalato. Appunto, come diceva prima, l'intento è quello di dare informazioni, perché siamo convinte che di fronte a un problema simile, sapere il modo in cui muoversi, a chi rivolgersi, come affrontare il problema e come se avessimo risolto già il 50% del problema. Molto spesso le persone non sanno come rivolgersi, quindi l'ASL sta facendo proprio un progetto di sensibilizzazione, quindi portare informazioni sui comuni, agli abitanti, ai medici di base, per illustrare la strada e capire come muoversi in eventi del genere. Quindi avremo il dottor Erea e altri specialisti del settore che appunto ci spiegheranno nel dettaglio perché questo caso, questo morbo si sta evolvendo in questo modo e appunto come fare, come rivolgersi e come prevenire anche degli episodi del genere. Le iniziative che abbiamo organizzato prima delle vacanze, ma che terremo domani, quindi approfittiamo per invitare un po' di amici, di ascoltatori, di nostri concittadini, rientra nell'ambito delle attività che mettiamo in campo sulle politiche sociali e quelle sanitarie. Quindi ringrazio la consigliera delegata alle politiche sociali, Maddalena Celentano, l'assessore Enzo Ferrante, ma anche l'ASL per la grande collaborazione, perché loro stanno facendo un ciclo di iniziative sul territorio, coordinandole appunto con le amministrazioni. Ed essere più vicini alla popolazione, in particolare in questo caso una popolazione ultra 65enne, è molto importante perché spesso sono quelli che sono meno informati, quelli che sono meno assistiti, quelli che hanno più bisogno di essere indirizzati, essere accompagnati. E quindi è sicuramente un'iniziativa lodevole che abbiamo voluto patrocinare, sostenere e promuovere noi dell'amministrazione comunale. Saranno proprio delle, come dire, delle attività vere e proprie su chi ne farà richiesta per verificare un po' il test della memoria, quindi capire un attimo, diciamo, questo problema della demenza, dell'Alzheimer, che si manifestano diversamente a seconda, voglio dire, delle persone, no? Dipende molto dall'età, quindi è un fatto molto importante, come d'altronde in tutti i campi della medicina, la prevenzione. L'invito è anche ai medici di medicina generale e non solo. Sì, ai medici, ai professionisti del settore, a quelli che si muovono nel settore sociosanitario, sociale, sanitario. Abbiamo chiesto una mano anche ai parroci a divulgare questa iniziativa,